Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark. E come vedete siamo già in groppa al nostro fantastico gigantesco Quetzal. Ebbene sì, perché oggi finalmente inizieremo a sfruttare questo enorme uccellaccio per poter fare delle cose interessanti. Ma vi spiego tra poco che quello che voglio fare. Allora, purtroppo però è successo un piccolo imprevisto, un intoppo, una di quelle cose che non ti aspetti, ecco, quando torni a casa dopo qualche giorno. Ovvero, mi sono ritrovata un uovo di bronto. Ebbene sì, mi sono dimenticata di toglierli dalla modalità accoppiamento e quegli stronzoni mi hanno fatto un uovo e io non potevo lasciarlo morire, mi sentivo una merdina. E quindi niente, adesso lo facciamo schiudere. Allora, mentre l'ovetto era qua tranzollo tranzollo, io mi stavo andando a preparare un po' di materiali che mi servivano per il progetto, la cosa che vogliamo fare con il Quetzal. E aveva freddo e ho anche dovuto accendere un fuoco, cioè non basta la gravidanza imprevista, no, hai persino freddo, ti permetti anche di avere freddo. Vabbè, perlomeno non ci sta mettendo troppo a schiudersi. Però dai, sbrigati, ti prego, sbrigati perché io devo tornare a fare roba. Uovo, schiuditi, schiuditi. Dai, piccolo bronto esci. Piccolo bronto. Piccoli bronti! Oh mio Dio! Tre bronti! Ma cosa? Ma no, aspetta, aspetta, vi devo imprintare tutti, aspetta! No, 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 tre! Ma stiamo scherzando! Stiamo scherzando! Io dove li metto? Dove cribbio me li metto tre bronto? Altri tre, ne abbiamo già tre! Oh mio Dio! Oh mio Dio, non ci staranno mai! Oh, sono disperata. No, vabbè. Cioè, oltre al danno dell'ovetto. Oh, aspetta, mi sto incasinando con. Oh, ok, riesco a metterli. Ok, facciamoli uscire subito perché sennò questi ci diventano giganteschi qua dentro. E ovviamente devo distruggere tutto poi per farli uscire. Senti il casino che fanno. Senti il casino. Mio Dio, tre bronti. Tre bronti, ma perché? Tre bronti, ma perché? No. No, vabbè. No, no, veramente non so che farci. Non so che farci, cosa faccio? Cioè, oltre al danno, la beffa, pure la beffa, perché ora li devo anche nutrire tutti e tre finché non raggiungono l'indipendenza. No, vabbè, quanto tempo perso! Io avevo un piano meraviglioso, lo volevo attuare subito con il Quetzal. E lei bronti, e voi bronti mi fate perdere tutto sto tempo. Maledetti, maledetti! Allora, mentre i nostri cuccioli laggiù stanno crescendo. Mamma mia, quanto crescono! Porca, oddio, che brutti così, tutti incrociati, sembrano che hanno una doppia testa. Dicevo, noi nel frattempo ci siamo costruiti la base sul Quetzal e ci siamo preparati un pochino di materiali per poter. Oddio, quanta roba che c'ho ancora qua dentro, prima o poi dovrò riordinarla. E ci siamo costruiti un pochino di materiali, sì, niente di speciale come vedete, roba in paglia, perché non sto per fare quello che voi pensate io stia per fare, ebbene no, sto per fare qualcosa di ancora più figo. Non mi sto costruendo la base sul nostro Quetzal gigantesco, no. Sto costruendo una trappola, ebbene sì, sto costruendo una trappola per Quetzal sul Quetzal. Allora, praticamente l'idea mi è venuta, cioè non è l'idea, mi è venuta. Così giro vagando su YouTube, se riesco intanto a posizionare. Aspettate, che parlare e posizionare roba mi incasina, no, 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 Jack, non possiamo compenetrarci con i cosi prima di piazzarli. Magari dopo sì, ma per ora no. Oh, ok, aspetta, aspetta. Dammi un attimo, piazzo il primo, poi vi racconto un attimo la faccenda. Ok, perfetto. Allora, dicevo, praticamente giro vagando così su YouTube, stavo cercando un pochino di video così, tanto per divertimento, perché non sapevo che fare della mia vita. E ad un certo punto mi sono imbattuta, in un video meraviglioso che diceva: ecco come catturare un Quetzal con un altro Quetzal. E io ho pensato, ah, ma che cosa incredibilmente figa, ma riuscirò a farla anch'io? E quindi niente, ho preso spunto da quel meraviglioso video di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione. E ho deciso che sì, se ce la fanno loro, ce la faccio pure io. E quindi mi costruisco la trappola per Quetzal sopra il Quetzal. E adesso ci andiamo a prendere la femminuccia per il nostro Enterprise. Ok, allora aspetta che mi sono disegnata il progettino perché mi devo anche ricordare, ok, come piazzare tutto, ok. Ok, perfetto, la super base gigante intanto è pronta, aspetta che mi mancano pezzi, Jack, scusa, ti ho fatto male? Forse un pochino, ho visto sangue. Ok, allora procediamo con le rampe prima di tutto.
Allora, queste in teoria mi dovrebbero aiutare a salire, scendere. Ups, aspetta, ok. Per cavalcare il Quetzal con agilità mentre ci addomestichiamo comunque la bestiaccia. Allora, fammi piazzare l'altro. Io ogni tanto sto guardando il progettino perché mi sono dovuta disegnare il come si dice, la costruzione che ha fatto il tizio, perché altrimenti non mi ricordavo dove piazzare le varie cosine. Ok, allora, fin qua ci siamo, dovrebbe essere tutto giusto. Fammi piazzare i tetti da sto lato, dovrebbe esserci una fila di... No, dannazione! Meno male che ne ho fatti in più, non li ho fatti tutti giusti. E la stessa cosa ora la facciamo di qua. Ok, perfettissimo. Ok, allora dovremmo piazzarne altri due qui, perfetto. E direi che sì, era tutto a posto così. Sì, perfetto, ok, direi che possiamo iniziare ad armarci e possiamo partire con il nostro Quetzal. Aspettate che io facevo la baldanzosa, stavo già partendo, ma forse è meglio che prima ci ripariamo un attimo il fucile e ce ne creiamo anche un altro, perché non vorrei arrivare lì e riuscire a ingabbiare la bestiaccia e poi mi si rompe il fucile mentre le sto sparando. Forse non è il caso. Ok, siamo pronti a partire. Guardate quanto è grossa la gabbia, lo strumento di cattura del Quetzal. E quanto siamo lenti, mamma mia. Allora, ci siamo portati un bel po' di roba appresso, come vedete, carina. Mi sono portata anche l'altra sella, che non si sa mai. Non vorrei che poi una volta addomesticato il secondo Quetzal mi rimane incastrato nella gabbia e devo smuoverlo manualmente, diciamo. Quindi, per sicurezza, mi sono portata un po' di tutto. E mamma mia, è lentissimo. E chissà quanto ci metteremo a trovare un altro Quetzal. Aiuto. Però guardate che figata. Dai, è figa. Cioè, praticamente, allora vabbè, ora ve lo farò vedere ovviamente come funziona. Però praticamente la bestia, il Quetzal, si dovrebbe infilare qua dentro e in teoria dovrebbe rimanere incastrato. Sì, dovrebbe rimanere incastrato. Io a quel punto lo devo bloccare e iniziare a sparargli. E lui dovrebbe rimanere lì fermo a farsi prendere a fucilata in faccia. Ci siamo allontanati pochissimo dalla nostra base e il Quetzal ha già finito la stamina. Cioè, grande, grosso e avvelenato. Ma porca miseria, ma perché? La stamina ha... Ma dai! E devo... Sono dovuta... No, vabbè, dobbiamo alzargli il più in fretta possibile, perché altrimenti non ci arriveremo mai alle montagne innevate quando finalmente sarà il momento. No, devo alzargli la stamina. Ok, visto Quetzal, livello 74. Però è maschio. Sì, non volevo mangiare. Vabbè, mi consolo con una bistecca, ok. Jack, ci consoliamo con una bistecca. Ma porca miseria. Peccato che è maschio. Oh, dobbiamo girare ancora. Cosa vedono le mie pupille? Cosa vedo? Dove? Aspetta, non riesco a inquadrarlo, dannazione. C'è un Quetzal Tech! C'è un Quetzal Tech rosa! Dimmi che sei femmina di alto livello. Se riesco a inquadrarla, ma porca puttana. Oh, Quetzal femmina 15? È una femmina, ma è livello 15. Oh mio Dio, che faccio? No, vabbè, io la voglio. No, dai, la voglio, è bellissima. Guardala! Sbrilluccica tutta! No, deve essere mia. Non me ne frega niente che è livello basso. Poi semmai ne cerchiamo un'altra. Intanto ci testiamo la gabbia, ecco. Già che è livello basso dovremmo metterci poco ad addomesticarla, in teoria. E quindi dai, facciamo così che sfruttiamo la cosa. Allora, aspetta che mi vado un attimo a ricaricare la stamina. Porca miseria. E piove, grazie. E piove. Porca miseria a te, Quetzal. Quanto consumi in fretta la stamina. No, vabbè. Uffa. Speriamo di riuscire a alzargli la stamina il prima possibile. No, bellina, la voglio, deve essere mia, dai, pronti? Carica, Quetzal carica. Ok, vai, veloce, un parolone, veloce. Vai. Vabbè, è la cattura più lenta della storia. Dai, che ce la facciamo. Ti prego. Dai che devo far vedere come funziona la gabbia, se riesco a usarla, peraltro. Devo anche capire se riesco a fare questa cosa. Ok, no, non girare, aspetti. Aspetti che è una manovra complicata questa, mi dia un attimo, ok. Allora, noi ci dovremmo mettere così e lei si infila da sola dentro la gabbia, giusto? Giusto? No, non mi passa sopra, lei mi sta prendendo tanto per il culo. Aspetta, no, c'eravamo, aspetta. No, così non va bene, ok. Aspetti che mi tolgo da sopra, aspetti.
siamo in una brutta posizione. Mi faccia riposizionare un attimo, ok? Ok? Aspetta che ci siamo. Aspetta che ci siamo. Ok, presa? Aspetta, aspetta, fermo, così, fermo. Ok, ok, nella gabbia, nella gabbia. Ok, aspetta, 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 c'ho il panico. Ora mi butta di sotto, ora mi butta di sotto. Aspetta, devo riuscire a mettere qua. No, non qua, porca puzzola. Non qua, devo riuscire a bloccare la parte. È vero che non mi va in retromarcia, però se si gira, fugge. Quindi devo riuscire a bloccarla qua dietro. No, ma porca miseria, sono troppo agitata. Mi sta spingendo di sotto, mi sta spingendo. No, signora, signora, aspetti, aspetti, aspetti. Mi sta facendo impanicare tanto, aspetti, aspetti, ok. Aiuto, aiuto, io ci cado di sotto. Io qua ci cado di sotto. Dai, aspetta. Ok, ok, devo mettere anche i tetti. Devo mettere i tetti, fammi mettere due tetti. Fammi mettere, non lì, porca puzza. Ok, così, perfetto, perfetto, fermi così. Ah no, non mi fa mettere altro. Vabbè, non importa, dovrebbe essere bloccata. Mi faccia passare però. No, io ci cado. Ci sono troppe fessure, troppe fessure. Ok, dai che ce la facciamo. Ok, ok, è bloccatissima. È bloccatissima. No, non mi fa piazzare altro. Volevo mettermi un qualcosina per evitare di cadere di sotto. Ho il terrore che come si gira appena gli sparo, perché cercherà di fuggire, mi butti di sotto. Va bene, dai, vai alla carica. Vai, vediamo che succede. Vediamo che succede. Pronti, ok. Ah, ok, ok, si gira, mi butta giù. No, non mi butta giù, non mi butta giù. Vai, Jack, colpiscilo sul culo. Vai, vai, colpiscilo. Noi li becchiamo sempre di culo i dinosauri. Sempre di culo. Vai che ci va tanto di culo a beccarla sul culo. Vai. Ok, è bloccatissima. È bloccatissima. Io ho un po' paura a muovermi. Vorrei prenderla in faccia in realtà. Però c'ho paura. C'ho paura che mi butti di sotto. Va bene. Ok. Dai. Ok, ancora. Ok, ce ne metterò una vita. Quanto ci metto adesso a farla addormentare a lei? Vabbè, io vado avanti finché non si addormenta. Dai, ti prego, svienici però. Dannati. Aspetta. E vai, è svenuto. È svenuta. Aspetti, aspetti che non riesco a passare. No, però, mi sta cadendo. Fammi mettere subito i narcotici. Mi sta cadendo di sotto, no. No, compenetra, oddio. Un po' cade, un po' sembra che stia cadendo. Compenetra malissimo. E io come passo ora? Aspetti, no, non riesco. Aspetti, allora. Non riesco. Signorina, non riesco a muovermi. Signorina, io non riesco a passare. Lei si compenetra male con il pavimento e poi io non riesco a passare. Potrebbe essere un problema? Ma perché noi ci blocchiamo sempre coi dinosauri e rimaniamo glitchati in questo modo infame? Ark, perché mi fai questo? Perché mi fai questo? Ok, ok, siamo riusciti a deglitcharci. La bestia si sta addomesticando. Spero non ci metta troppo. E sì, io sono uscita dal gioco e rientrata per cercare di deglitcharmi. E nel frattempo la bestia è sprofondata tanto nel pavimento della trappola. Vabbè. Va bene, allora noi attendiamo, sperando di non finire di sotto. Mamma mia, che figata però. Che figata che è stare qua sopra. E mi sa che ci vediamo a fine addomesticamento per vedere se riusciamo a sbloccarla, ovviamente. Cioè, a farla uscire dalla gabbia. Nel frattempo si è fatta notte e vorrei farvi vedere l'effetto fighissimo. No, cioè praticamente la testa del Quetzal addormentato che sembra che esca dal culetto del Quetzal, del nostro Quetzal di Enterprise. È un po' una brutta scena, è una bruttissima scena, ma allo stesso tempo fighissima, E ce l'abbiamo! E ce l'abbiamo! Grande! No vabbè, ma quanto... No, che figata sta tecnica, è stupenda! È stupenda! Cioè, se penso a quanto cacchio di tempo ci abbiamo messo per addomesticarci Enterprise. Cioè, ragazzi, è una figata pazzesca, pazzesca. Ok, vediamo adesso di sbloccare la signora. Cerchiamo di farla uscire. E aspetta che mi si incasina il computer, dannazione. Ok. No, aspetta, non riesco a uscire. No, non mi riesco a muovere in realtà. Non riesco a farle fare nulla. Aspetta, che scema. Non le ho tolto le barriere, giustamente. Aspetti, ok, perfetto. Ora dovremmo passare? Ci passiamo? No, non ci passiamo. E come faccio io a far uscire la signorina da qua? C'ho i dubbi? Ho tanti dubbi, aspetta. Vediamo, facciamo che... Allora, aspetta, no, non mi far cadere di sotto, stai ferma, ok. No, volevo...
Ok, perfetto, mi sto incasinando tantissimo. Allora, facciamo che ci segue lei e noi proviamo a fare così. E lei scivola fuori dalla gabbia. E lei scivola magicamente fuori dalla gabbia ed è nostra. Ed è nostra. No, vabbè. Oh, no, è una tecnica meravigliosa. È una tecnica stupenda. Sono troppo felice, sono troppo tanto tanto felice. No vabbè, quanto sono felice. Ok, vediamo di portarcela a casa e poi andiamo a caccia di un Quetzal che non sia tech, perché sennò non posso farlo accoppiare con il nostro Enterprise. E soprattutto di un livello un pochino più alto, poco, no, non chiedo tanto, poco, un pochino più alto, un pochino. Ok, allora noi abbiamo portato a casa il nostro meraviglioso Quetzal tech. Siamo di nuovo a Zonzo e abbiamo trovato un altro Quetzal qui. Allora, è una femminuccia, l'ho visto prima, ma non mi ricordo il livello. Aspetti. Non era alto, era bassino. Livello 32. Però quantomeno è femminuccia. E quantomeno l'abbiamo trovata. E quantomeno non è il livello 1. E vabbè, ci accontentiamo. Aspetta, aspetta, che con la coda nell'occhio ho visto un'altra cosa. Aspetta. Aspetta, ma si sta riempendo di quad. Ah, sarà l'altro maschio 70 qualcosa. No. Ma maschio 69. No, niente, vado verso la femminuccia. Cioè, pieno di maschietti livello alto e femminucce quezza zero. Cioè, una femminuccia quezza a livello alto, intendo. Una. Va bene, alto per dire, peraltro. Cioè, un 32. Mamma mia. Va bene, allora, usiamo la stessa tecnica di prima. Aspetti, no. Sto finendo la stamina. Visto che poi dovremo rimanere tanto fermi col quezza, vorrei ricaricare la stamina. Anche perché io prima non ci ho pensato, ma in effetti una volta acchiappato il Quetzal, io devo rimanere con il mio Quetzal per aria per un botto di tempo. Presa dalla fuga del momento, prima non ho pensato, oddio, adesso finisce la stamina. Non ci ho proprio pensato, però ho visto che non è andata male e quindi in teoria non dovremmo avere problemi manca sto giro. Ok, la nostra Quetzal mi sa che è là. Per un attimo ho pensato di averla persa, far vedere se sei tu, sì sei tu. Per un attimo si è alzata sta nebbia terribile, non la trovavo più, mi sono impanicata, ho detto no, l'unica femminuccia Quetzal che ho trovato, che non sia livello 1, e me la sono lasciata scappare così, per colpa della stamina. Invece no, dai, c'è andata bene. Ora ci mettiamo quelle 2-3 ore per raggiungerla e poi procediamo. Ok, aspetta che mi posiziono, signorina, aspetti, non mi superi così, addio la luce, Dio tutto bianchissimo per colpa di sta nebbia, no signorina, devo tenere gli occhi semichiusi, la prego, non la vedo bene, non so che sto facendo, aspetti, ok, un po' meglio, no, però lei, no, si è infilata male, signorina, si infili meglio, un po' più giù, signorina, no, scenda, ok, aspetta, fermo così, Enterprise, fermo, abbiamo trovato la posizione, perfetto, ok. Ok, cerchiamo di nuovo di non finirci di sotto. L'altra volta ci è andata bene, spero pure a sto giro. No, ma perché le piazzo sempre qui? Mi impanico. Arriva il momento della cattura con l'ansia di finire di sotto e io mi impanico. Ok, tetto, non riesco a vedere una cippa. Non ci vedo niente, c'è una luce, oddio. Ci ho perso la vista e ci ho perso un tetto, maledizione. Non so dove l'ho piazzata, aiuto, aspetta, fammelo riprendere. Mi sa che non va lì, non ci vedo niente, oh mio Dio, c'è il livello di difficoltà qui. C'è un altro livello, no, ah, ho piazzato male quello prima. Porca puzzola, vabbè, lei non ci esce. Oddio, c'ho paura però, aspetta. Fammelo ripigliare, ok. Rimettiamolo bene. Qua sì, ok. Ah, agli occhi, che dolore. Ok. Mamma mia, livello di difficoltà rispetto alla volta scorsa. Ma porca miseria. Signora, mi perdoni, non riesco a passarle sotto, ok. Così va bene. Ok. Salve, Tutun. Dove? Ah, ok. C'ho il terrore che mi butti di sotto. Però forse riusciamo a beccarla in faccia questa. E vai, ebbene sì, lei non riesce a scappare. Lei è tutta mia. Ok, va bene, basta, la smetto anche perché devo concentrarmi, altrimenti questa mi butta di sotto. Ah no, ok, ci sono passata attraverso, ottimo. Bravo Jack, che ogni tanto diventi incorporeo e passi attraverso il Quetzal, ottimo. Ma vabbè, ma quanto ci vuole ancora? Ci sto mettendo... Ah, ok. No, ferma, non scivolare di sotto. Ok, già svenuta. Mi stavo giusto lamentando come sprofonda male, però lei come sprofonda male, signorina. Aspetti, no, non glitchiamoci di nuovo come prima. Guarda, oddio, c'ho le zampe proprio qua. No, aspetta, ok. Ok, c'avevo paura di cadere di sotto. Ok, dammi tutta la carnina, mio piccolo Quetzal. Ok, perfetto, e abbiamo anche... No, se riesco a ripassare... ok, ci abbassiamo, ci passo così senza cadere.
Momenti di tanto panico e io non ho neanche il paracadute, me ne accorgo adesso, sono una babbea. Ok, va bene, rimaniamo fermi così. La signora sprofonda tanto, ma non mi preoccupa perché l'ultimo giro è andata bene. E vediamo di addomesticarla, signorina. Salve, salve, che bello. Ok, voi purtroppo ve lo siete perso, ma io ho, sì, finito di addomesticare il nostro Quetzal e ho anche distrutto nel frattempo la gabbia, solo che mi sono accorta, ecco, vedete, il nostro Quetzal è laggiù e mi sono accorta solamente dopo, alla fine, quando eravamo già tornati alla base, avevo anche già fatto i saluti e tutto il resto, mi sono accorta che non stavo registrando, siamo dei geni del male. No, vabbè, ma perché sono così? Vabbè, comunque, la trappola l'avevate già vista la prima volta, aveva funzionato. La seconda, alla fine, dai, dovevamo solo finire di far addomesticare la bestia. Va bene, allora, direi che, visto che abbiamo buttato giù anche la gabbia dal nostro Quetzal alla luce, adesso mi preparo un po' di materiali e noi ci prepariamo per costruire finalmente la base sul Quetzal, sul nostro Enterprise, per andare la luce. Per andare sulle montagne innevate. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile per catturare il vostro secondo Quetzal. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.